Dopo la prima parte della mattinata, spesa nei pressi di un bosco, attraversato da un limpido torrente, e dopo aver sbrigato le pratiche di checkout, comincio a muovermi verso le montagne, e quindi a salire lentamente di quota. Il vento soffia senza sosta nella valle di fronte a me, e ogni tanto dal cielo cadono gocce d'acqua che inumidiscono appena la mia fronte, dandomi così un temporaneo sollievo. Per diverso tempo osservo quel paesaggio così familiare eppure così estraneo, avendolo visto negli anni solamente nella sua candida veste invernale. Il tempo qui è in costante mutamento, e nonostante ora le nuvole avvolgano la cima che devo raggiungere nel pomeriggio tramite funivia, non mi sento scoraggiato. So già che una volta giunto al Sassbordoi, la vista che mi si presenterà mi lascerà a bocca aperta e che dovrò sfruttare ogni momento per vivere pienamente questa giornata. Mi sento minuscolo in questo momento e credo che sia uno dei paesaggi più maestosi che io abbia mai visto in tutta la vita. Ho spesso bazzicato per il passo Bordoi negli anni, ma non ero mai salito fin qui. E sono qui più o meno già da 10-15 minuti e credo di avere ancora la stessa espressione di stupore, di meraviglia che avevo prima. Allora io adesso devo prendere questo sentiero e andare giù al rifugio che si trova qua sotto, perché dormirò lì questa notte. Ho la speranza di riuscire a fare qualche foto, qualche buona foto, questa sera al tramonto e anche domani mattina all'alba. Se il tempo è buono. Questo posto è una meraviglia. L'ho detto prima e qui mi ripeto. Però non c'è luce, perché il sole scende di là e di là è anche pieno di nuvole, così come dovunque io guardi è tutto coperto praticamente. Quindi quello che sto facendo è cercare di concentrarmi su tutte le forme delle varie creste dentellate, appuntite, che sembrano accavallarsi le une sulle altre. È molto bello, è veramente bellissimo. Vai viene, in realtà potrei dire che a parte brevissimi momenti non c'è quasi mai stata. Adesso non faccio più fotografie in questa direzione dove punta l'obiettivo, che è quella opposta al tramonto, perché praticamente si sta perdendo la definizione dei vari contorni. Si vedono, si identificano bene quelli delle vette più alte, però tutti quelli sottostanti sembrano un po' mischiati e era meglio prima, infatti ho fatto diverse foto. Mi sa che sto parlando troppo, chiedo scusa e mostro le foto.
che di ieri sera ho scelto di tornare nello stesso punto per provare a rifare le medesime inquadrature di ieri. Perché mi piacevano molto. Mi piacciono molto tutti i vari profili dentellati. Allora, al momento è ancora più nuvoloso di ieri, però dove sto puntando c'è un sottilissimo spazio tra le montagne e le nuvole in cui il cielo che si vede sta prendendo più colore. Allo stesso modo mi attirano anche tutte quelle imponenti montagne dietro di me, dalle Torri del Sella al Sassolungo, ma non riesco a trovare una composizione che mi piaccia del tutto. Perché sarebbe bello magari prendere anche parte, mettere come primo piano parte di questo altopiano roccioso, così da creare vari piani. Ma con tutti i sentieri che ci sono, mi sembra come di sporcare il primo piano. Perciò, niente, intanto aspetto ancora un po', me lo godo con gli occhi e vedo se trovo qualcosa. Nel frattempo tengo sempre un occhio rivolto anche alla scena di prima. C'è una luce pazzesca e inaspettata. Prima era tutto coperto, invece adesso sembra quasi che ci sia un'esplosione di luce. C'è così tanta luce che non so che cosa fare. No, allora, ho già fatto un po' di scatti. Ho dato la priorità a questi per non perdere il momento. Che vento che c'è anche. Anche di là, la scena che dicevo prima, quella con le Torri del Sella, il Sassolungo, adesso sono illuminati. Adesso torniamo in ombra. Che roba. Momento, ho anche la batteria scarica al 10%. Mi sa che è l'ultima. Mette 10, un quarantesimo e ISO 100. Una gioia essere qua, al di là del vento, del freddo, però essere testimone di un momento del genere, di una luce del genere, su un paesaggio sensazionale, sempre una emozione fortissima. Che meraviglia. Credo di aver fatto la fotografia migliore della mattinata e forse anche di questi giorni passati sulle Dolomiti, e l'ho fatta con questa, con il 20 anziché con il 70-200. Pensavo di usare quasi solo questo, con cui ho fatto delle foto soprattutto in questi ultimi minuti che mi piacciono molto adesso che è venuto fuori il sole, ma secondo me questa che ho fatto con il 20 secondo me le batte. Che meraviglia. È commovente, ma tanto è bella la scena. Allora, cerco di fare mente locale perché sono tante le cose che non mi ricordo adesso. Sono quasi le 7 e nel rifugio dalle 7 alle 7 e mezza danno la colazione. Io ho la batteria scarica, è l'ultima tra l'altro, quindi mi fermo qua. Forse questi video sono venuti abbastanza lunghi. Nel caso, spero che siano stati di intrattenimento in qualche modo e che vi siano piaciute le fotografie e le varie riprese. Io vi saluto, non mi dilungo, e dalle Dolomiti, da Sassolungo, vi auguro una buona giornata. Ciao.